Diciamo che l'obiettivo è sicuramente quello di chiudere quello che c'è di distanza con tutti i visual composer, sicuramente. Comunque io sono Eric, sono romagnolo, però ora abito a Bologna. E ho cominciato in zona Imola a fare il grafico pubblicitario per prima una casa editrice, poi dopo per un'agenzia e poi dopo in tipografia facevamo qualcosa con i siti internet, da cosa nasce cosa e ho cambiato mestiere perché diciamo è una cosa che mi ha colpito e mi piace. Diciamo, a scuola quando ho studiato non ancora c'era neanche Flash, per cui diciamo, mi sono trovato direttamente nel momento di Splendore. massimo splendore, se vogliamo, esatto. Allora, parliamo del full site editing, che è questo nuovo FSE, che è il nuovo editor di WordPress. Cioè, una volta avevamo i classic editor, che era un editor, diciamo, permetteva di fare qualcosa con il markup HTML, niente di più. Cioè, tipo, permetteva di fare corsivo, bold, di fare una tabella, però diciamo, quello che c'aveva non era nient'altro che una trasposizione dei pochi comandi di HTML in un'interfaccia. Mentre FSE, diciamo, un altro modo di vedere la composizione delle pagine, perché ti permette graficamente di, diciamo, costruirle. È un visual builder che, diciamo, ha alcuni vantaggi perché è quello che noi troviamo già integrato dentro WordPress, quindi senza fare niente di particolare, noi andiamo a approfittare dei vantaggi che intrinsecamente ha questo Visual Builder. E, tra questi, che ovviamente essendo già preinstallato, viene usato da un sacco di gente, per cui ha un ecosistema molto largo, è già testato con l'ultima versione di WordPress, per cui non è che, come magari succede con, mi ricordo WP-Bakery che aveva questo problema qui, che non potevi aggiornare fino che WP Bakery non era allo stesso livello di WordPress, perché sennò si rompeva. Ecco, con Non Gutenberg potrà mai queste cose succedere. qui proprio scordiamocelo. Uno degli altri grandi vantaggi è che, essendo quello ovviamente di WordPress, avrà una lunga vita, per cui ci attendiamo che quello che facciamo adesso in Gutenberg durerà ancora parecchio tempo. È facile da usare, è accessibile, è veloce, perché adesso poi ne parleremo, e poi soprattutto avrà uno dei grossi vantaggi che è l'interoperabilità. Cioè, a una certa io potrò prendere le cose dall'editor di WordPress e in copia e incollarle in altri editor. E quello che ho fatto dentro all'editor di WordPress verrà copiato anche in altre, metti come adesso faccio un esempio in Word, però non in Word, in altri tipo Strumenti. in Figma, in sì, esatto, strumenti. In Slack posso fare un copia e incolla di quello che ho fatto. Metti, ho fatto una pagina così, te la voglio far vedere su Slack, copia e incollo il blocco e te lo passo in questo modo. Secondo me è una cosa molto interessante anche questa. Parliamo di, diciamo, tre cose che ho individuato del DFSE che secondo me sono, diciamo, focali, perché una cosa focale appunto è sempre stata quella per WordPress di mettere l'utente, non lo sviluppatore, al centro della costruzione del proprio sito. Per cui WordPress con il suo full site editing ora ha fatto un ulteriore passo avanti, cioè dà veramente gli strumenti all'utente per creare il proprio sito e crearlo a tutto tondo, cioè creare anche l'header, il footer, che erano cose che prima erano, diciamo, relegate al template, ti installavi un template che era fatto così, ci cioè andavi sì a scrivere quello che volevi, però
diciamo, non si poteva interagire tanto. Questo succede anche con, diciamo, Elementor o altri. Cioè, sì, una versione pro puoi prendere Hello e puoi modificare, però tutti gli altri template non lo puoi fare, cioè hai capacità molto limitate in questo senso. Mentre FSE proprio mette al primo piano la possibilità di modificare ogni singola parte della parte, che è totale. E con il block.json, diciamo, mi memorizzo o creo una copia dello stile, in modo che sia anche replicabile, direi che è notevole. Come è fatto FSE? È fatto con la sua più piccola unità che lo compone, la pagina, sono i blocchi. I blocchi sono tipo delle funzioni di JavaScript autocontenute che noi ci interagiamo e loro fanno come output un certo HTML. In questo modo noi spesso senza dover programmare, scriviamo dentro un blocco quello che vogliamo e lui automaticamente genera il codice HTML. Questo si chiama no code ed è veramente molto interessante perché anche in questo caso chi non è un super tecnico che sa fare cose di programmazione riesce comunque a generarsi un suo sito anche con delle funzioni interessanti come gallerie, no? Perché un conto è il blocco dell'immagine, ma un conto è anche che ci sono blocchi molto più avanzati, come non so, una galleria con lo slideshow, per esempio. E un'altra delle cose che ho puntato, che sono un po' un cambio di tempi, è che il nuovo full site editing è basato sul JavaScript. Questo perché il JavaScript è il linguaggio per l'iterazione per eccellenza, cioè è nato proprio per dare quella strato di compatibilità a Netscape, perché l'ha fatto, no? Friedrich Eichmann, come si chiama? No, non lo so, ok, Netscape non Comunque, ricordo se sia nuovo o vecchio. in 3 giorni la leggenda vuole che lui aveva fatto Netscape, però gli serviva che quando spingo, non so, un tasto mi faccia qualcosa, e allora ha scritto anche JavaScript. E diciamo, essendo nato con questo presupposto, non possiamo attenderci, insomma, che sia il linguaggio re per l'iterazione, quello che noi vediamo nel front-end del sito. Sto portando qua così carico modular, perché io poi mi è venuto in mente, insomma, di fare questo speech anche perché ho aggiornato il mio template che io sto seguendo da veramente, cioè quanto tempo, non so, 3-4 Ci anni, va, che per me sono veramente tanti. Eh sì, perché mi sono fatto il template tutto mio. Comunque, io avevo delle mie necessità, per cui diciamo mi sono fatto il mio template, poi adesso WordPress sta usando i bundle, per esempio, sta usando Webpack, però diciamo io ero nato proprio con mi faccio il mio template, ci metto dentro Gulp, così posso usare l'HTTPS. Adesso queste cose sono un po' perse, però comunque rimane che ci sono dei vantaggi nell'avere il proprio template che sono validi, tra cui anche, non so, il GitHub Action. Il fatto che, ecco, un'altra cosa su cui ho sempre puntato per modular è quella che comunque deve essere un template veloce, però non deve avere, diciamo, tutta la parte di configurazione. Non voglio partire da tema bianco, però non voglio neanche, vorrei una specie di via intermedia, ecco. E poi adesso uso Webpack perché ho tutta una mia configurazione già dentro al template per compilare gli script che non tutti i template hanno, ma forse è una cosa snaturata adesso come adesso. E l'ho tipo costruito a vari livelli in modo che tu puoi essere anche solamente un utilizzatore finale o uno sviluppatore, oppure potresti anche voler contribuire a questo progetto, e ci sono varie scale, perché te lo puoi scaricare,
da WordPress.org, basta che scrivi modular e te lo scarichi e lo usi. Però se sei uno sviluppatore potresti addirittura scaricartelo, modificartelo, come faccio io spesso, e poi lo uso con, diciamo, come fork del tema originale. Oppure potresti essere ancora molto più avanti e contribuire addirittura. E in questo, per farlo, ho addirittura creato un sistema che rende le cose leggermente un po' più facili per farlo con Docker, in modo che, diciamo, ti fai partire direttamente sul tuo computer una versione locale del sito. Okay. FSE porta sul piatto, diciamo, una nuova, diciamo, composizione degli elementi nella pagina, perché se prima avevamo un body con dentro tante tag HTML, adesso abbiamo una specie di contenitore che è il nostro content, dentro il quale andiamo a mettere questi blocchi, ok, che ne avevo già parlato anche prima. I blocchi assieme possono essere raggruppati, creano un pattern. Facciamo un esempio, tipo il titolo con sotto la data nel post. Io posso già crearmi il mio titolo, data, spaziatore, trattino, che è un pattern, e quando lo devo riutilizzare ho già il mio pattern già pronto. Ci sono i template part, che li ho tenuti leggermente distanti dai pattern, perché possono sembrare la stessa cosa, però in realtà i template part sono gruppi di blocchi, però l'header, il footer, la sidebar, sono, diciamo, aree. Queste aree assieme vanno a costituire il template. Comunque adesso le guardiamo, diciamo, una per una. Ok. E qua di sopra vedete comunque che c'è una specie di leggenda, così capiamo sempre dove siamo. I blocchi, come ho detto prima, sono, diciamo, l'elemento più piccolo che abbiamo dentro al sito e sono riutilizzabili. Cioè io ho una specie di modello che poi vado a usare più volte, metto titolo, testo, paragrafo e immagine. Sono una funzione che poi mi risponde quando verrà renderizzata tutta la pagina un certo codice HTML, così sappiamo poi come alla fine si creerà l'output di tutto. Hanno due, diciamo, visualizzazioni, quella di quando sono durante l'editor, come stavo dicendo, che è una versione più che ti fa vedere tutte le possibilità che ci sono, poi una certa quando faccio salva, viene convertito tutto in una stringa piccolissima di codice HTML senza tutti i suoi fronzoli attorno. E uno dei vantaggi che, diciamo, un sito in FSE non è completamente statico, però buona parte del contenuto viene salvato in modo statico, e molti dei problemi che dicevo prima, entro in una pagina, devo fare la query per vedere il titolo, queste cose qui, diciamo, sono passate in parte, perché poi sono proprio completamente sorpassate. Però i blocchi, una delle cose belle è che noi possiamo, uno sviluppatore può creare i propri, e in questo modo, diciamo, si crea una set di sue funzionalità che può andare ad aggiungere a WordPress. Questa, diciamo, è una delle chiavi per rendere un sito in FSE incredibilmente potente, perché posso aggiungere qualsiasi cosa praticamente. E per chi ha sviluppato con Blade, è più o meno la stessa cosa, sì. Ok, semplicemente volevo far notare questo qui. Sono Blade, sono tipo il modellino, certo. Questo è un esempio di come io ho fatto un mio blocco, perché io volevo mettere le SVG, ma le SVG non sono consentite dentro a WordPress. Allora io mi sono fatto il mio blocco che si chiama OhMySVG, che ti permette, diciamo, anche di interagirci in certi modi, perché puoi anche cambiare il colore, non so se vedete al di qua, puoi cambiare il contenuto, puoi comprimerle, puoi fare varie cose, perché, diciamo,
Non è vero che noi programmatori non sanno niente a che fare con FS, non è proprio vero niente, anzi io questo qui l'ho già installato su 10 siti almeno, per cui mi sono risparmiato un sacco di tempo, se vogliamo. Block style. Questa è un'altra delle cose interessanti, che è una proprietà dei blocchi più che un reale tipo di blocco. I block style sono praticamente come, tipo, forse vedete qua a lato, qua di sopra, ci sono dei vari pulsantini, sono, li ho decisi io. Quando vado a spingere quei pulsantini, vado a applicare uno stile particolare a quel blocco. Questo che è il blocco galleria, e lo sto facendo passare da slider a masonry, a semplicemente cliccando su un tasto. Ho la galleria, clicco su un tasto e passo da un tipo all'altro. Dire, questo è totale, no? Questo è già integrato dentro al framework, scaricate modular, esatto. È già fatto per voi. Ed è già fatto, magari questa è una cosa che ho fatto io, però altri hanno fatto altri template di FS e hanno messo altre cose. Uno si sceglie il suo preferito, però diciamo è valido, perché una volta bisognava usare il short code. Bisognava usare gli short code, se vogliamo erano delle cose che tu si devi mettere dentro nel codice, non molto friendly. I pattern. I pattern sono, come dicevo, dei gruppi di blocchi, semplicemente. E ci permettono di velocizzare la costruzione del sito, perché per una questione di standardizzazione di un'informazione tra le varie pagine, io mi creo sempre delle cose che poi si ripetono. Queste cose che si ripetono in FSM le posso salvare e droppare dentro la pagina quando voglio, ce le ho già. Dopo ci vado a cambiare, non so, il titolo, se c'è bisogno. Li metti in full screen la presentazione. Scusate. Poi vi volevo far vedere un pattern in particolare che è interessante di FSE, che è il pattern footer credits. Perché? Perché è scritto in PHP e praticamente noi possiamo prendere un bel blocco di PHP, fare una specie di componente e poi andare a mettere dove vogliamo all'interno dei template di FSE, perché diciamo il gap si colma così, cioè proprio non penso di aver trovato ancora una cosa che non si può fare, cioè se si fa in modo diverso, è un approccio diverso, devi perderci un po' di tempo per rifare le tue mappe mentali, però non è che sono cose che non si possono fare, si può far tutto diversamente, mettiamo così. I template part sono quelle parti del sito come il footer e l'header che sono, tra virgolette, fanno parte del nostro template, ma io potrei avere tipo due o tre header diversi, per fare un esempio. Questo qui è, diciamo, il gestore dei template a parte, quello che vedete qua a sinistra. E in sé sono i macro blocchi che compongono il nostro sito. Mm-hmm. Sono delle specie di pattern, però ovviamente non sono dei pattern perché li possiamo... ne devo selezionare uno e okay. Uno di questi qua magari che mi sono creato, cioè li devo condizionarli magari rispetto alla pagina, per esempio li puoi andare a modificare, certo, okay. Perché li puoi anche tipo puoi scaricarti un template, prendere il suo header, duplicarlo o modificare quello che c'è e farti il tuo, certo. E una delle cose interessanti è che se lo salva, cioè proprio se lo salva il tuo template che ti sei fatto, e volendo tu puoi andare a spingere in esporta e farti proprio scaricarti completamente la versione modificata del template che stai, del tema che stai usando. Questa è una cosa abbastanza interessante perché fixi le modifiche che hai fatto, cioè le staticizzi. Okay. Fa un JSON.
Sì. Già, no, ti fa proprio il download di tutta la cartella del... con tutti i file, con tutti i componenti. Compreso anche le cose che non conosce, tra virgolette. Cioè, il node modules ti prendi anche quello. E, i template sono proprio quelli che sono i template di WordPress, non è cambiato niente in questo senso, se non la possibilità di crearne dall'interfaccia e salvarli sul database, che prima invece devono essere tutti file PHP salvati dentro alla cartella del tempo, mentre e già lì si capisce che stanno pensando a eliminare la concorrenza. I temi? No, eliminare i temi. Ah, okay. Non la concorrenza. Ah, okay. Cioè, è un altro approccio per loro, quello di Elementor o comunque di un... secondo me non lo tengono neanche troppo in considerazione. Sì, se vogliamo Elementor è quello che dice lui pratica con un tema starter o bianco o vaniglia, no? E lo fondamentalmente è un tema non tema perché non ha niente dentro, quindi è un po' quello l'approccio, se vogliamo. Sì, è quello di 2023 stai intendendo, cioè che è completamente quasi sì, un esatto, sito bianco che, però lì dovresti vedere gli styles, perché dopo gli styles hanno cambiato tutto, quelli della 6.1 sono quello che noi vediamo qua, style editor, praticamente possiamo a un singolo template assegnare più styles, e gli styles sono tipo il colore, la font, fatto in un certo modo, coprono quello che facevano forse circa i child team. Okay, perché comunque creano tipo delle variazioni non troppo importanti, però stiamo lavorando sul tema principale, vado diciamo qua di sopra, su qui quando ho fatto lo screenshot non c'era ancora scritto, però qua in alto c'è tipo stili, tu ci clicchi sopra e ti fa vedere, non so, vari stili che sono già preimpostati per questo template, e tu cliccando passi tra uno e l'altro, insomma. Anche questa è una cosa abbastanza interessante, soprattutto se hai, tipo noi abbiamo un paio di aziende che curiamo, però l'unica cosa che cambia veramente è il colore, e il colore sul prodotto. E la fonte del sito. In questo modo qui io lavoro a un sito solo e l'altro è più strano. Sì, prima lo facevo con l'SCSS, adesso proprio è a livello di WordPress questa cosa, che è ancora meglio se vogliamo, perché poi tutti questi siti qua noi li usiamo anche per fare delle one page, e questo template qui lo usiamo veramente wide per un sacco di cose. Infatti adesso vi volevo consigliare dove utilizzarlo questo FSE, perché non è che è a 360 gradi ancora, l'obiettivo è quello di farlo diventare a 360 gradi, però sono 4 anni che ci stanno lavorando, non è che è una cosa da 20 anni come WordPress. In più un cambio generazionale così e mantenere tutta la retrocompatibilità con il passato è una richiesta veramente, veramente notevole. Però diciamo adesso, proprio senza paura, senza pensiero alcuno, io mi sentirei di consigliarlo per le landing page, siti di presentazione, quei siti semplici, i siti di viaggi. Ho scordato di scriverlo. I siti, cioè, diciamo, non complessi, che devono prediligere, diciamo, la velocità al fatto che sono dinamici. Certo. Anche i blog. Blocchi che gestiscono i loop, mi sembra che sono, sì, no, ci certo. Sono comunque. Sì, certo. È un blocco dinamico, però, okay. Quello. Infatti dicevo che comunque non tutti i blocchi sono statici, quello è un blocco dinamico, certo, l'esempio giusto. Ci ha messo anche l'effetto audio, perché purtroppo ancora ci sono, cioè, diciamo, è in fase di miglioramento questa cosa, però vi devo avvisare che il supporto non è ancora al 100% completo per
il multilingua, perché diciamo non è che non è pronto, ci sono solamente dei plugin a pagamento e comunque anche... non è che non è pronto lui, sono i plugin che non sono esatto, non si sono ancora ben, infatti il problema è che a volte anche i plugin che lo devono utilizzare non sono al pari, perché essendo anche una cosa che è cambiata molto di recente, esatto, anche con l'ultima versione WooCommerce, per esempio, che poi vi farò vedere anche un video, per ora utilizza solamente una specie di maschera dove tu metti, ok, questo è il contenuto della pagina single, ma non puoi fare quelle cose belle di FS, di spostare i tasti, spostare dove vuoi le cose col drag and drop. Questo ancora per ora non funziona, cioè, però ci stanno lavorando e stanno rifacendo completamente WooCommerce in questa ottica. In questa ottica, sì, perché comunque dell'automatica, giusto per. E poi dopo anche non è per i deboli di cuore, questo ve lo devo dire, perché comunque è un attimo... Senti diverse storie da questo punto di vista. Però diciamo, ultimamente è veramente molto migliorato. Diciamo, se proprio dovessi dire che il più instabile, non dico Gutenberg o FS, dico Wikipedia. Qualcuno dice Elementor. No, Elementor non è molto stabile. Forte, diciamo, sì, il fatto della stabilità. Però diciamo, se la giostri bene, forse... Sì, sì, sì. Però soprattutto io sempre abbiamo tirato fuori Elementor e parlo di lui, insomma. Però ho notato per esempio soprattutto nel passato che venivano fuori con degli aggiornamenti dall'oggi al domani che rompevano i siti. Sì. Cioè, molto no, infatti quella è una cosa che cioè, proprio non... si passava dalla 3.0 alla 3.0.7 lo guardiamo in così una settimana. Scarico. Sì. Che poi è penso la cosa più odiosa, che sì, ti svegli la mattina e non va un sito, perché questo me l'hanno mandato, però guardate anteprima questo è WooCommerce con i blocchi. Quindi diciamo spacchettato, diciamo. C'è. Però è in fase di sviluppo. Mi ha mandato il nostro amico Zizi. Non so chi sia. È quel ragazzo di Napoli che lavora per l'Automatic. Ah, ok, quello che ha fatto... Luigi Teschio si chiama. Anzi, ho capito. Ma tu eri al WordCamp quello in Portogallo. Lui ha fatto un intervento... Ah, quelli in Italia forse anche. Sul full site. Sì. Sai, mi viene il dubbio, forse sarà a Milano. No, era quello a Milano, sì. Perché io li ho visti tutti. Queste cose qua sono di sempre il suo. Capito che è. Eric che mi hai citato, grazie. Ah, sì, però non volevo ancora arrivare lì. L'hanno abbastanza insultato da quell'intervento, ti dico la verità, perché comunque lui diceva: non vi preoccupate, stiamo lavorando giorno e notte per... Cioè si vedeva che comunque stanno lavorando per ridurre un gap che evidentemente, anche se poi secondo me la strada sarà quella, perché dai, una soluzione nativa integrata con WordPress non si potrà mai ottenere da prodotti di terze parti. Ti devo tagliare tutto sto pezzo dal video. No, giusto. Ah, mettimi pixelami la faccia pure. Poi, casi umani. Pure ti metti il disclaimer sotto. Questo non sappiamo. Però era un po'. Sì, si vedeva che. Che era indietro, sì. Sì, un pochino che cercava di sì, no, fare punti. Diciamo la 6.1 soprattutto che ha messo diciamo, la gestione bene di immagini di padding da un punto di vista del design svolta. Cioè te lo dico da grafico. Sì, io ti capisco perché diciamo pure io ho una certa sensibilità per questi aspetti, quindi serviva. E cosa pensi invece per esempio delle estensioni che stanno uscendo per diciamo colmare il gap, cioè un controsenso, no? Dovrebbero lavorare il codice.
quelle otter block, dici, quelle cose lì. Tipo Bloxy piuttosto che Quickly, che insomma vanno un po' a sostituire quel gap che c'è da prodotto ancora immaturo, secondo me, di corso può essere Gutenberg, insomma. Diciamo che poi ti trovi con il problema di Elementor, che sei fuori dal sistema di WordPress. Sì, anch'io potrei fare le cose per i cavoli miei e le faccio molto più velocemente, perché le faccio senza control-check. Però, diciamo, sto facendo una roba mia che funziona solo per me e non che la stiamo facendo assieme, sì, che deve funzionare per tutti, capito? Cioè, quello è un po'. E comunque vi vorrei far vedere che comunque WordPress sta ancora, diciamo, sono solamente alla fase 2 di FS e ce ne sono ancora davanti, e sta arrivando l'editing collaborativo, che vuol dire più persone che modificano la stessa pagina, un po' come succede da Superora, tipo Figma, per esempio, o per anche Google Docs. Sì. È multilingua nativo, che lo sto aspettando veramente forte, però al prossimo anno. È prossimo ma parla. 3.0 beta, mi è arrivato ieri. 3.0, cioè aspetta. Buona versione completamente, ce l'ho in macchina, poi te lo faccio vedere. Ma Breaking Sight per la CL. Sì, sì. No, Breaking Sight, secondo me. Breaking Or. Okay. Queste appunto sono i ringraziamenti. Poi ho messo una parte più. Ah, ok, c'è una parte quella. Sì, no, è quella tipo per i temerari. Non so se che no. Siamo qui. Che bene, vediamo. Cioè, l'ho messa dopo la fine, tipo, non ci credevo neanch'io. Comunque, i prerequisiti per usare Modular in versione sviluppo. Se volete o contribuire o farvi il vostro fork. Sì, no, il non utilizzarlo così semplicemente, perché qui siamo già in territorio di tipo sviluppo, cioè o farci delle parti, aggiungere delle parti, sì, o che tu mi hai visto che ho fatto un errore e mi vuoi dire guarda che video non mi ha interrotto bene, mi e, comunque i prerequisiti per riuscire a, diciamo, farlo funzionare sono Docker e Node. E no, una settimana fa c'era anche Composer, ma adesso sono riuscito a evitare di che sia per te un requisito, cioè lo faccio andare con Docker, come l'ha detto, soprattutto perché non lo uso intensamente, cioè ci stanno cose, basta. Però diciamo, cioè, uno dei vantaggi di Docker è appunto che abbiamo VPN, diciamo che è una delle cose, diciamo, del nuovo environment di WordPress, che è vantaggioso, perché diciamo noi con un semplice file configuriamo questa macchina, una virtuale, un container. Okay. Configuriamo questo container a funzionare con dentro WordPress, per cui 2 secondi veramente e ti parte il sito con dentro WordPress, ma l'unica cosa che tu devi avere è la cartella del template o il plugin, non ti serve neanche più tutto il resto. Perché appunto Docker prende la tua cartella attuale e non la usa come puoi dire il mount point, no? Del webpack. Perché hanno messo anche delle cose veramente fichissime, cioè, tipo questo VP Scripts, che è uno dei pacchetti Node che hanno aggiunto di recente, veramente c'è, cioè, questo VP Scripts che aggiunge alcune, diciamo, funzionalità di Webpack direttamente al tuo plugin o tema. Tu ti installi il pacchetto, poi usi questi script direttamente tra gli script del tuo Node e
quelli che userete di più sono Start e Build, ovviamente, perché se Start lo mettete tipo in sviluppo, che vedi tutto il codice non unificato, ti fa le mappe, per cui e poi c'è la build, e poi dopo ho messo qua il comando di Docker, che nel caso che non lo sapete. però queste qui sono le cose che io ho fatto in più, perché queste qui sono quelle di WP Scripts, mentre io ho aggiunto poi altri scripts, e diciamo quelli che forse possono interessare di più sono quelli per fare il POT, il file di traduzioni, per generare le immagini, perché praticamente io ti faccio mettere tutte le immagini in una cartella tipo SRC image, ok? Poi tramite ImageMin vado a prendere tutte le immagini e secondo delle regole le copio dentro la cartella IMG vera del sito, perché tutto quello che sta in sviluppo è dentro SRC. E poi dopo viene, quando, durante il processo di build, le cose vengono spostate in vari posti. E la cosa interessante di Build Image è appunto che lui fa una conversione da JPEG al mod JPEG, che è interessante perché è, diciamo, una roba che di default con Linux in generale è difficile da fare, perché se volete vi lascio un articolo che ho pubblicato sul mio blog su questa cosa qui, però nel caso che tu ti vuoi installare in mod JPEG devi sostituire Turbo JPEG, che è, diciamo, il modulo di Linux per fare le JPEG, proprio il C per trasformare un'immagine in JPEG, devi andare a sostituire questo modulo con mod JPEG, che è tipo una specie di modifica di quello originale. Però facendolo così tramite ImageMin abbiamo risolto questo problema, perché stiamo usando un pacchetto di NPM per farlo, per cui idem per le AVIP, e in più c'ho anche SVGO che ti prende le SVG e te le minifica, per cui diciamo tutta la questione delle immagini l'ho... Posso farti una domanda? Vai. Perché non hai implementato WebP? Perché sarebbe una copia delle AVIP principalmente, perché hanno le stesse caratteristiche che io cerco, cioè sono poi dopo non la trasparenza. Beh, diciamo che dove girano le WebP girano anche le AVIP, più o meno, dai, a parte Safari. Però è il nostro nuovo Internet Explorer, ma sto lavorando a una soluzione anche per quello, con una, però il Rust. Sto facendo un service worker che te lo installo quando tu vedi il sito. Dentro al service worker c'è un convertitore da AVIF a bitmap, e se tu non riesci a vedere quelle immagini, le cose passano prima per il service worker, perché è lui che faccia le cose. Allora, appena vede una AVIF e sa che tu non puoi leggere le AVIF, te la converte e ti manda il blob dentro alla... Ma ai test di PageSpeed, quindi risultano ottimizzate gli AVIF? Sì. Cioè, sì, gli piacciono Google? Tantissimo. Sì, no, ti dice di usare tra le varie cose, no, i nuovi formati super ottimizzati. Se tu gli fai vedere un AVIF è ovviamente super contento. Super contento. E un'altra delle cose forse che potrebbe interessare dal punto di vista della composizione grafica è che ho fatto un modulo che ti permette di scaricare, di selezionare quale delle font di Google usare. Che di solito questa è una cosa che pochi hanno. Mentre io ho proprio scaricato un JSON di tutte le fonti di Google, tutti gli spessori, e poi nel customizer ancora per ora ti faccio selezionare per i titoli e per i testi due font, per i titoli due penne, non so, due waste, e tre per il testo. E poi ci sono anche i test che li facciamo sia unit che end-to-end. Che, mi sono reso conto che gli end-to-end sono veramente potenti. Perché in breve essenza, se la pagina ha un console con un error,
già ti si impiastra tutto, ti dice guarda qua c'è un errore, per cui già da di lì, anche quando vado, diciamo, uso due branch, master e dev, e poi faccio, diciamo, ogni feature faccio un branch a parte e lo mergio al dev. Se per caso, quando faccio questa automazione, succede al merge, per cui io lavoro sulla mia cosa, faccio il merge, e quando faccio il merge lui parte automaticamente con tutti i test. Se mi passano i test, quasi sempre sono sicuro che funziona. Diciamo, se mi funziona a me sul mio computer, funziona anche nei test che riesco a fare la build e tutto il resto, mi sento abbastanza sicuro. Sollevato. Sollevato. Questo è il quanto sarebbe facile contribuire in 3 minuti a Modular. Praticamente basta che te ti scarichi il Git dentro una cartella qualsiasi del tuo computer. Cliccavo anche con una certa flemma. comunque, te lo scarichi dentro una cartella del computer, fai npmi, ok? Npmi ti scarica tutti i pacchetti di Node. Però io dopo ho messo anche il post install. Il post install automaticamente, quando ha finito di installare, lancia tutto il resto dei comandi che tu gli hai messo. Per cui io dopo gli ho messo anche tipo installa Composer, comprimi le immagini, fai la build. Ok, adesso sto facendo queste cose qua. Dai. Comunque non ci mette tanto. Ci mette 3 minuti in tutto proprio. E poi dopo, una volta che l'ha fatto, qui io me l'ho sbagliato, devo scrivere tipo npm run vpm start, mentre qua ho scritto vpm start e me l'ha fatto partire la env senza le cose particolari, che sono quelle che semplicemente gli imposta. Ha fatto pure dai. Almeno non avevo imprecato, tipo, oh, dai. Comunque sì, per ora. Spero che non sia niente dopo. Comunque qui vedi, sta già scaricando con Docker tutto Word, e poi parte, finito lì. Veramente è già installato e ci puoi lavorare, puoi creare il tuo sito, come dicevamo anche prima. Te lo puoi statizzare, lo puoi caricare... E non hai neanche scaricato WordPress, te. Non è fighissimo. Cioè, bello, no? Beh, guardiamocela tutta, che l'avevo anche registrata. Adesso lo sta configurando, genericamente configurando. Un altro pezzo da tagliare, questo qua. No, ti avevo detto, mandala avanti veloce, però ci parlo sopra. Tranquilli, ci parlo sopra, io ce l'ho sempre una qualche barzelletta da raccontare. Comunque, ma perché l'hai chiamato la presentazione uscire dal blocco? Ah, perché adesso ve lo spiego. Comunque vedi, qui già era già caricato, sì, 3 minuti, cioè uno dei setup più veloci della storia. Ah, quindi sono uscito troppo. Questo è il verso. Questo è il verso in quella cosa che ho fatto prima. Semplicemente ho trovato una bella immagine da mettere per la presentazione, allora ho voluto farci una pagina. Ci sta, no, vabbè. Però diciamo, questo qui secondo me è il metodo, a parte, cioè io lo imparo da quelli che lavorano nelle repo grosse, hanno questo approccio qua. Cioè la cadenza della release cambia a seconda del metodo che tu usi, se usi Agile, se usi varie cose. La MVP ho scoperto di recente
la minimum viable product, esatto, quello è molto interessante secondo me. Il nostro business. Ah, sì? Noi facciamo MVP come se piovesse. Ah, ok. Noi no, però lo proporrò. ha rubato il lavoro perché praticamente non era vendibilizzato attivato. Sì, qualsiasi cosa. Sì. In realtà no, perché semplicemente anche il blocco eccetera eccetera, che in realtà dobbiamo un attimo ripensare il modo nostro di lavorare a certe cose. Cioè, quando eravamo i designer anche... fanno il programmatore, è già finito. Cioè, nel senso, secondo me i programmatori si caricavano di lavoro che non era dovuto, tra virgolette, e in questo modo qui c'è una migliore distribuzione del carico. Tutto qua, proprio. Però, secondo me, anch'io, devo dire, come prima cosa, quando ho visto l'uscita FSE, ho detto, no, ma allora... io vado a vendere il cocco in spiaggia adesso. E invece, diciamo, poi ragionandoci, non è così. Cioè, assolutamente no, anzi, perché volendo ti apre anche altre possibilità. E qua è finita però, ragazzi.